Benvenuti a Compila, quindi va. Ciao a tutti, buonasera. Che caldo ragazzi, che caldo che fa, un caldo allucinante. Il condizionatore a tutto volume e sto morendo lo stesso, quindi non si sa come fare, non si sa dove stare. Poi io lo soffro particolarmente. L'altro giorno ho fatto un giro in centro e mi è venuto, sudavo, grondavo ovunque, da sopra sotto, cioè era una fontana, non sapevo dove stare. Non vedevo l'ora di arrivare in macchina, attaccare il condizionatore a tutto andare per... Allora, ok, questa cuffietta ballerina. Non so se c'è qualcuno online, ma intanto facciamo due chiacchiere con noi stessi o con l'ipotetico che si collegherà poi in futuro e guarderà le repliche, siccome so che a molti piace guardare la replica. Basso un po' la musica perché mi sta frastornando. Allora, direi che ho impostato anche l'argomento qui sotto di questa sera, di questa live, e questa musica la sento sempre così alta. Non dovrebbe essere così alta, però forse in nella live, ma tutto il più, vabbè, lì. Se proprio dovesse essere alta, direte qualcosa. Allora, proseguiamo la nostra serie di live che abbiamo iniziato su Python, sullo studio di Python, quindi una serie improntata alla sperimentazione, guardando un po' in giro qualche tutorial di base, prendendo qualche esempio per scoprire quella che è intanto la sintassi di base di Python. L'altra volta abbiamo visto come installare l'interprete, abbiamo utilizzato un tool un pochino alternativo che PyScript, che però è abbastanza funzionale e ha delle cose abbastanza carine. Abbiamo impostato l'engine per l'interprete, tutto il layout, il codice. Abbiamo iniziato a scrivere un po' di programma, a lavorare più che altro con le stringhe, vedere le stringhe, le formatte string, le stringhe normali. Quindi ci siamo un po' avventurati in quelli che sono proprio le basi proprio del linguaggio. Quindi chi non ha visto la live la può recuperare qui per qualche settimana, poi dopo verrà rimossa, ma io le pubblico anche su YouTube, quindi per chi si è perso metto il comando in chat YouTube con cui si può andare a vedere le live passate. Ovviamente non è come le live attive, però insomma, come dire, non è, come dicevo, non è un tutorial frontale, ma è una cosa che dovrebbe essere un pochino interattiva. Sì, un po' un periodo più adatto, come dire, a uscire e andare a prendere un gelato piuttosto che stare in casa a programmare, e lo capisco perfettamente, anche perché sono stanchissimo oltre che accaldato. Quindi Questa sera invece diamo un'occhiata alle strutture dati di Python, che sono una cosa molto importante, anche perché fondamentalmente Python lavora completamente con le strutture dati ed è estremamente flessibile da questo punto di vista, motivo per cui iniziamo a esplorare un po' quelli che sono i contenitori tipici dei dati, dove noi andiamo a mettere i dati che poi eventualmente in futuro andremo a elaborare con l'uso di qualche libreria un pochino più come dire, raffinata, e magari vedremo un po' di cose avanzate. Vedo Streamlabs che è autonomo, che pubblica i link, quindi per interagire con la live c'è sempre la chat, quindi se qualcuno vuole suggerire qualcosa, sia perché mi viene in difficoltà, sia perché magari viene un dubbio su quello che sperimentiamo, in fondo siamo qui apposta
come uno studio congiunto, non un pair programming, ma un pair studying, non lo so come si può definire, così lo affrontiamo e lo vediamo assieme. Che si vede che detto questo, quindi vado a cambiare la visuale, così possiamo iniziare a, come dire, a pocciare un po' con il nostro codice. Eccoci qui, abbiamo già l'IDE attivo. Per qualche motivo lo schermo è stranamente più piccolo del necessario, ma secondo me perché forse sono stato io che barbinamente l'ho ridimensionato e non sono andato ad aggiornare la visualizzazione. Così, siccome per vederci meglio ho abbassato la risoluzione, secondo me non l'ho ancora sistemato, ma ecco, lo vado ad allargare così siamo a posto. E così lo vediamo benissimo. Vediamo un po' il font qui dell'interprete, quindi chiudiamo un po' qui. Niente, nuovo modulo, ingrandiamo un pochino il font e così possiamo iniziare a dare un'occhiata, come dire, avventurarci un po' nel codice. Dicevo, l'obiettivo è guardare le liste, quindi perseguiamo questo obiettivo. Iniziando a sperimentare, io ho trovato in giro qualche esempio da poter utilizzare, quindi da partire dalle basi e vedere se non tutto, comunque buona parte delle cose più importanti che possiamo fare con le liste. Innanzitutto la definizione di quella che è una lista, quindi bisogna ovviamente partire dalle basi, e quindi la base è iniziare. Print, chi è caseggiato, chi è. Non so se questo messaggio in chat è una proposta di codice o un tentativo di. O hai catturato l'audio, non lo so, non si sa mai. Magari c'è qualcuno che è già. Il microfono che clippa, forse un po' alto il volume. Qui ci vuole un mixer di quelli professionali ormai, quindi. No, adesso va bene, ma no, strano. Ok, ciao Sandro, a proposito, Sandro Delfi, devi rinominare Sandro Python per questa serie, quindi saluto scritto in Python, ecco, vedi che hai già messo a frutto la volta scorsa, quindi è giusto. Ok, quindi innanzitutto partiamo dalle basi, quindi parliamo di liste, come si crea una lista, quindi abbiamo detto, noi siamo sempre per chi è abituato ad altri linguaggi come C Sharp, come Delphi, siamo in un linguaggio scriptato, quindi non dobbiamo definire una classe, delle proprietà oppure fare un array per definire una lista, ma questo vale poi in realtà per tutto quello che concerne questo linguaggio perché è altamente espressivo. Quindi diciamo che non esiste, almeno io non ho trovato ancora ad oggi la possibilità di scrivere un'istruzione che non faccia nulla, salvo quella appositamente progettata per non fare nulla. Quindi, mentre magari, non so, uno usa Visual Basic che ha un if, cioè un and per chiudere, oppure appunto in Delphi abbiamo, in Pascal abbiamo il begin e l'end, che di fatto non fanno nulla se non fare da chiusura del codice, di un blocco di codice. In Python non c'è neanche quello, ogni riga ha quantomeno un effetto, tant'è vero che a volte, essendo obbligati a scriverle, tipo mettere un blocco, essendoci un blocco obbligatorio, un'istruzione da mettere, da indentare, hanno creato questa istruzione che non fa nulla, il pass, che serve apposta da riempitivo, cioè c'è un'istruzione apposta per dire non fare nulla. Mentre tutte le altre istruzioni hanno quantomeno un effetto, quindi cioè poca cosmesi, poca verbosità ed è molto espressivo, quindi quello che scrivi è quello che succede. E quindi dicevamo le liste, facciamo una lista, la lista di, possiamo
pizzas, la nostra lista di pizza, fare una lista è molto semplice. Si parte col nome, si mettono due parentesi quadre e è già creata la lista, una lista vuota. Ma se vogliamo mettere all'interno qualcosa, dobbiamo andarci a scrivere i valori. Possiamo fare una lista di qualsiasi tipo di dato, in questo caso fare una lista di stringhe dove ci metterei Margherita, e poi ci mettiamo 4 stagioni, e poi ci mettiamo, che ci mettiamo, la capricciosa. Se non avete ancora mangiato, mi dispiaccio, ma la marinara, eccetera, eccetera, e abbiamo creato una lista di pizze, di nomi di pizza quantomeno. Quindi possiamo anche questo, come abbiamo fatto con le altre, con le stringhe, stamparla, lo mandiamo in esecuzione ed ecco che qua sotto ci compare, se riesco a ingrandirlo, la nostra stampa della lista con tanto di parentesi quadre, appunto per indicare che se qui ci sono gli apici singoli, vi ricordo, potete usare sempre la forma che preferite per definire una stringa. Magari se siamo abituati così, io cambio spesso convenzione a seconda del linguaggio, tant'è che a volte faccio pure confusione. Ma allora facciamo una bella cartella lists Basics, ok, quindi facciamo 01 intro, tiè, introduzione alle liste, no, qualcosa del genere. Quindi molto semplice, però potremmo anche mettere dentro valori di tipo diverso, dei numeri, delle stringhe. Quindi con questa lista lasciamo un momento questo, anche perché c'è tutta una serie di cosine che possiamo andare a sperimentare. Ad esempio, la prima cosa è ovviamente stampare la lista. Se volessimo stampare un singolo elemento, facciamo un pizzas, anzi, facciamo first pizza uguale pizzas. Pizzas non mi piace molto, dai, chiamiamolo pizza names o qualcosa del genere. Io posso, c'è un minimo refactor, no? Niente. Forse è proprio la cosa che manca. Pizza names. Stasera non ce la faccio a scrivere, sono proprio. Forse ecco qualcosa che ci starebbe bene come refactoring, però. In questo caso andiamo a stampare e vedremo che stampiamo 4 stagioni perché è il secondo elemento. Quindi anche qui si parte ovviamente da 0 e si va a n, quindi dove 0 è il primo elemento e n-1, anzi, altrimenti n si sfora. Quindi se prendiamo la pizza names di 1, prendiamo la seconda pizza perché l'indice è 0 based. Ecco, ho scritto first pizza, sono un gnoccolone perché quello che volevo prendere io sarebbe stata la second pizza, pizza names 1, print second pizza. Così abbiamo tutti e due, tiè. Last pizza, però, sì, diciamo che andare a recuperare queste cose manualmente, facciamoci aiutare un po' dalle funzioni. Ovviamente la cosa che, vabbè, è superfluo dirlo, ma trattandosi di stringhe, se volessimo, come dire, formattare il nome come abbiamo fatto l'altra volta con un maiuscolo all'inizio, possiamo fare punto title e in questo modo abbiamo, vedete qua sotto, la Margherita scritta normale e la 4 stagioni che capita giusto a fagiolo, anzi a carciofo, funghetto, olive e prosciutto, vuole di pizza. 4 stagioni con la Q e la S maiuscola, come si vede da qua, mentre inizialmente è tutto in minuscolo. Ok, quindi
Questo title si usa più di quanto pensassi ed è molto molto comodo come algoritmo, diciamo, pronto all'uso. Andiamo a prenderci quindi analogamente, come abbiamo già detto, possiamo ovviamente stampare altre cose tipo message. Facciamo una format string, quindi una stringa, possiamo farlo senza la mia pizza preferita è 2 punti, spazio, puoi concatenare pizza names, facciamo che sia la 2, e puoi fare un message, mettiamoci sempre il title così, oppure usare la format string, ok, per scrivere la mia pizza preferita. E poi solita modalità graffe per pizza names, andiamo a prendere la terza, ci mancava solo quella, punto title e via discorrendo. Vediamo se non ho fatto errori nel codice. No, infatti vediamo qua sotto che ci sono le due stampe, molto comode, e la stampa della nostra lista, così possiamo sempre verificare quello che succede e come si trasforma un po' il tutto. Ok, nulla di trascendentale direi, ma direi che stasera nulla sarà trascendentale. Come creare una lista, molto facile, come accedere ai vari elementi, trattandosi di stringhe possiamo applicare le funzioni con le format string, oppure come abbiamo già visto l'altra volta, e qui diciamo che un primo step l'abbiamo, in ogni caso l'abbiamo compiuto. Passiamo a un altro esempietto, un pochino più magari gustoso, ovvero, beh, forse quella lista me la potevo tenere. Anzi, usiamo un'altra lista, facciamo una lista di macchine, che potremmo, come potremmo dirlo, car brands. Ah, è una lista, quindi dobbiamo aprire i due. Cosa ci possiamo mettere? Ci possiamo mettere varie, allora, Fiat, come la Cadillac, certo che mettere assieme queste due marche. Vabbè, andiamo un po' sullo standard, Mercedes, Toyota, poi BMW. Non so se scriverle in maiuscolo o in minuscolo, ma vabbè, fa lo stesso. Mettiamoci dentro un pochino di roba Audi, non audio, e poi la Subaru Swirl, Subaru Baracca, basta. E abbiamo fatto una lista di marchi. Allora, questa chiamiamola sorting. Voglio provare a ordinarmi la mia lista. Quindi, data questa lista, provare a ordinarla in qualche modo. E la cosa carina che ho visto di Python, allora, prima stampiamo la lista originale. Siccome stampiamo diversi dati, la print in realtà accetta più di un argomento. Potremmo ad esempio scrivere lista originale car brands, scritto così, e in questo modo quando andiamo a stamparla stampiamo la stringa con uno spazio in mezzo, quindi quella virgola non fa altro che mandare poi in stampa tutti i valori che passiamo separati da spazio, però è comodo perché non dobbiamo concatenare né fare nulla del genere. La cosa carina che possiamo fare è che in ogni momento abbiamo la possibilità di ordinare la nostra lista, cioè data la nostra lista,
ordinarla ovviamente in base al valore che c'è dentro, quindi sono valori alfanumerici, sono stringhe, quindi verranno ordinati alfabeticamente. Come fare? Molto semplicemente si prende la lista e si chiama sort. Quindi andiamo a stampare ad esempio lista ordinata car brands e vediamo cosa succede. Se esaminiamo qui sotto, vediamo che siamo partiti da una lista, diciamo così come ci è venuta in mente, pure troppo fantasiosa, e siamo passati a Audi, BMW, Cadillac, Fiat, Mercedes, Subaru, Toyota alla fine, quindi ordinate in ordine alfabetico. Quindi molto molto semplice fare questo tipo di operazione sulla lista. La cosa carina è che quindi ogni volta che noi chiamiamo sort, ordiniamo, però possiamo anche quindi richiamarlo. Se era non ce la faccio a scrivere, meno male che il nostro sort è un metodo che possiamo richiamare passando anche un parametro reverse uguale true, che fa sì, è un valore booleano, quindi lista ordinata inversa, e in questo caso facciamo sì un ordinamento ma inversamente, cioè passiamo dal più grande al più piccolo. Infatti se guardiamo qui sotto abbiamo rovesciato Toyota, Subaru, Mercedes, questa la seconda lista ordinata è speculare rispetto alla prima. Allora, come abbiamo visto, questo metodo applicato a una lista modifica la lista, quindi come avete visto noi andiamo sempre a fare il print di car brands, qui ce lo evidenzio, lo vedete evidenziato ogni volta che chiamo il sort. Praticamente vado a modificare la lista originale ridisponendo gli elementi all'interno. Ci sono però dei casi in cui magari io vorrei prendere una lista, non ordinarla, però vedere, come dire, trattarla come ordinata senza però andare a cambiare la lista originale. Ad esempio potremmo farne una copia ordinata oppure magari crearla al volo per farci qualcosa sopra enumerando, come dire, gli elementi in maniera ordinata ma senza toccare la lista originale. Questo lo possiamo fare grazie a un come dire, qui però ci servirebbe ripristinare la lista originale. Allora la ripristino com'era e magari la ristampo. Ok, così. E cosa possiamo fare? Possiamo fare quanto segue. Possiamo chiamare una funzione che si chiama sorted, quindi fare un print lista ordinata senza modificare la lista, oppure chiamiamolo ordinamento al volo, via, così. Senza i due punti, come lo facciamo? Chiamiamo una funzione che si chiama sorted, che data come dire, un iterabile, cioè qualcosa che possiamo enumerare, restituisce appunto una nuova lista che contiene gli elementi ordinati. Quindi, a differenza dell'approccio di prima, questo non va a cambiare la lista originale, quella rimane com'è. Infatti, se proviamo a stampare ordinamento al volo lista originale, vedremo che la lista non è cambiata. Non è proprio bellissimo, però qui abbiamo la lista originale ripristinata, qui abbiamo la lista ordinata al volo. Se ristampiamo la lista vediamo che è speculare a quella di prima, perché abbiamo preso gli elementi, li abbiamo ordinati, stampati e poi li abbiamo ordinati e messi in una lista ordinata. Questa non viene però salvata, quindi andrà ovviamente persa. C'è un garbage collector anche qui che si occupa poi di rilasciare la memoria. E se andiamo a ristampare la lista originale, la troviamo in questo caso
immacolata è uguale a quando era prima, quindi questo avevo scritto true con la T minuscola, mi ha dato errore. Sì, accetta solo true con la T maiuscola, quindi è sensitive e la costante va scritta così. Infatti quando ci vado sopra mi dà anche mi dava anche qualche informazione e mi dice appunto: sono due istanze di una classe, quindi sono proprio built-in. A proposito di sorted da true, ovviamente possiamo fare la stessa cosa anche con sorted inversa, mettendo sorted virgola reverse. Qui non vorrei sbagliarmi, mi sembra, non so se era così, sì, mi sembra di sì, però forse con la minuscola come prima, sì, no, deve essere proprio identico identico, quindi scritto proprio uguale uguale. Oggi la memoria. In questo modo, diciamo, facciamo un ordinamento temporaneo come abbiamo già fatto. Al volo inversa, vedete che questa è l'originale, questa è dritta, questa è, cioè, crescente, decrescente, ma comunque la lista rimane, se la andiamo a stampare, rimane esattamente uguale a quella di prima. Abbiamo anche la possibilità di fare un sort con direi che no, sui sort direi che siamo a posto, quindi altre cose non. Cioè, ci sarebbe ovviamente molto di più da dire come criteri, come confronti. Cioè, sort è un argomento molto vasto, però diciamo che come ordinamento di una lista siamo a posto. Ah, c'è attenzione, c'è la possibilità come di ordinarla, c'è anche la possibilità di fare char brands reverse, cioè rovesciato, di rovesciare quindi la lista. Andiamo lista anche questo come sort è un metodo che praticamente va a modificare la lista originale, cioè se noi prendiamo la lista ogni volta che diciamo siamo in questa forma, cioè non abbiamo una funzione che prende la lista ma abbiamo la lista appunto, la chiamata di un metodo, il metodo ovviamente va a cambiare l'istanza. Questo reverse prende la lista e la manipola e la rovescia. Non fa l'ordinamento decrescente, prende gli elementi che ci sono all'interno nel loro ordine e semplicemente li inverte di ordine. Se noi andiamo a rovesciarla e poi a stamparla, andiamo a vedere cosa esce. Qui sotto le vediamo tutte e due. Vediamo se riesco a evidenziare solo quelle che mi interessano. L'originale e poi quella rovesciata. Che Subaru è in fondo, qui è il primo elemento, poi c'è Audi in fondo, Audi qui, BMW, quindi è proprio quella con sono gli stessi elementi, solo semplicemente invertita, quindi che non ha a che fare con l'ordinamento, cioè non è un ordinamento ma è solo un'inversione, però nel caso serva c'è un metodo che fa già direttamente questo tipo di operazione, quindi sia i sort applicati alla lista, sia i sort come dire, temporanei che producono una lista con l'ordinamento applicato, ad esempio per stampare o per creare una copia, senza andare a modificare la lista originale. Molto molto easy. In realtà, allora, qui sulla intro, adesso che ci penso, lascio solo questo perché giusto come esempio, ma sì, lasciamo queste, cioè c'è già un'introduzione agli indici, ok, però manca qualcosina. Ad esempio, mi è venuto in mente sugli indici. Gli indici di Python sono un pochino particolari. Ho provato lista clonata, char brands, ma poi il print non me lo accetta.
C'è proprio scritto così? Cioè l'hai proprio scritto come lista clonata car brands. Ma non dovrebbe fare nessuna piega. Come si fa a copiare una lista in un'altra? Ah, la lista in un'altra è molto molto semplice. Sì, perché giustamente questo dovrebbe ragionare per riferimento. Quindi se noi stampiamo lista clonata e poi mettiamo lista clonata 0 uguale Pippo, tanto poi. E stampiamo tutte e due car brands lista clonata, in fondo ci ritroviamo Pippo e Pippo in tutte e due. Quindi chiaramente un'assegnazione di questo tipo non fa altro che copiare un riferimento in una variabile, quindi abbiamo due variabili che puntano alla stessa lista, come ovviamente funzionerebbe nella maggior parte dei linguaggi, questo è chiaro. Clonarlo è molto semplice, è una funzione che avremmo visto in un secondo momento, ma c'è una funzione che si chiama list che trasforma tutto in una lista. In realtà è una funzione polivalente, cioè qui dentro ci finiscono tante cosine che potrebbero essere degli insiemi, un array. Poi ci si può mettere dentro tante cose e list li va a tradurre in una lista. Questo perché ovviamente non abbiamo solo le liste, ma abbiamo dei dizionari, abbiamo delle tuple, abbiamo un sacco di strutture dati. Lista praticamente enumera quello che gli passiamo e li va a inserire in una lista. Quindi se lista clonata, invece che scrivere car brands così, che fa solo un clone del riferimento, lo passiamo a list. Lui cosa fa? Prende questi elementi e ci costruisce una nuova lista e a questo punto, se andiamo a stampare, dovremmo stavolta essere a posto. Infatti vedi che noi andiamo a cambiare il primo elemento di Pippo, di lista clonata con Pippo e infatti diventa Pippo, mentre Subaru rimane toccata perché noi abbiamo preso questa e ci abbiamo fatto una lista nuova. Quindi a meno che tu non stia provando a fare un print di lista clonata uguale car brands, e quello è un'assegnazione, quello probabilmente non te lo accetta, ma quindi lista in realtà ci capiterà un sacco di volte, perché comunque creare una lista da qualcosa è comodo, ma perché? Perché abbiamo subito i dati e ci possiamo fare i sort, possiamo fare tutto quello che vogliamo, quindi partire da una lista è molto comodo, si può dire. Però abbiamo visto che se assegniamo le variabili assegniamo sempre solo un riferimento, quindi se usiamo sorted creiamo già una copia della lista, quindi come abbiamo fatto prima questa funzione sorted, se la passiamo a una variabile abbiamo due copie della lista, una normale e quella clonata, cioè il sorted crea una nuova lista ordinata, quindi abbiamo una nuova lista. Se non vogliamo alterare la disposizione degli elementi, usiamo list, banalmente, che data una lista, crea una lista e ci copia dentro quello che c'è nell'altro. Magari Sandro sperimentare ancora, se hai ancora degli errori, così ci facciamo, è comodo perché ci facciamo le riflessioni sopra e intanto, che non vorrei dimenticarmi, a proposito degli indici, quando ho letto questa cosa sugli indici, in realtà è una cosa che mi è piaciuta molto. Cioè, è un po' pericolosa per chi è abituata, per chi è abituato, come dire, a lavorare con dei linguaggi un pochino rigidi, ma in realtà possiamo mettere degli indici anche negativi sulla lista. Ad esempio, se vogliamo prendere la last pizza, ecco, facciamo una. First pizza, ok, siamo d'accordo. Second pizza è un 1. Se noi scriviamo qualcosa di questo tipo, pizza names meno 1, in qualsiasi linguaggio ci aspetteremo, qualsiasi linguaggio tradizionale, diciamo,
ci aspetteremmo che questo vada in errore, perché l'indice non può essere negativo, deve andare da 0 a n-1. E invece questa cosa in Python funziona e ci dà l'ultimo elemento della lista. Quindi se vado last pizza, chiamiamolo, poi qui potrei scriverci qualcosa, così almeno siamo second pizza. Abbiamo una commistione tra italiano e inglese che questi poi sono uguali, quindi adesso li lascerò. La spizza. Diciamo che lo mettiamo dopo, così ci rimane in fondo. Se andiamo a stampare questo la spizza, vedete che viene fuori marinara. Viene fuori marinara perché dando meno 1 praticamente partiamo dal fondo della lista e andiamo a ritroso. Quindi 0, 1, 2 e 3 nell'ordine. Quindi se scriviamo 0 siamo al primo, in posizione 1, la prima posizione, diciamo il primo, la margherita. Se scriviamo meno 1 prendiamo l'ultimo. Se scriviamo meno 2 prendiamo il penultimo, quindi penultimo in inglese non mi ricordo come si dice, e quindi no, dov'è che l'ho messo qui? Un'altra pizza. Ok, scriviamo meno 2 e scopriamo che, aspetta che poi scoprirò come si scrive another pizza, mette capricciosa, cioè con meno 2 passiamo qui e via discorrendo. Quindi questo è abbastanza comodo perché normalmente, ad esempio, se noi volessimo accedere all'ultimo elemento della nostra lista, cosa dovremmo scrivere? Dovremmo scrivere qualcosa del tipo pizza names, che è la nostra lista, length di pizza names meno 1, cioè prendiamo la lunghezza meno 1, troviamo l'ultimo indice per essere sicuri di non andare fuori. E passandolo di nuovo alla lista recuperiamo l'ultimo elemento. Invece qui è sufficiente. Beh, commentato ce lo posso anche lasciare, via. È sufficiente usare il meno 1 come espediente. Non va in errore, ma ci dà l'ultimo elemento e continua e così via discorrendo. Quindi non vanno in errore, ma ci consentono di sfruttare questa peculiarità che può tornare effettivamente comodo. Cioè io non sapendo quanto è lunga la vista, so che la lista, so che facendo un meno 1 io comunque quell'elemento lo be becco l'ultimo elemento e quindi sono a cavallo. Ma a cavallo vengo disarcionato, ma sono a cavallo. Aspetta, bevo un goccio d'acqua se riesco ad aprirla. L'ho chiusa troppo bene. Qui la palestra non è abbastanza. Comunque provate a divertirvi con queste cose perché mi piace comunque questo farsi manipolare, diciamo, di questo linguaggio che è molto, in un certo senso, è molto flessibile, è molto rapido, cioè conoscendo il trucchetto ovviamente ci si sforza molto meno per arrivare al risultato che poi alla fine di tutto poi ci interessa, per cui molto bene. Allora andiamo avanti, che altre prove possiamo fare? E mi stavo scordando questa cosa che tra l'altro era proprio come dire. Allora, chiaramente non è che possiamo usare tutti gli indici, adesso mi è venuto in mente, cioè se la lista è vuota questo ci dà un errore. Adesso possiamo fare un test, se pizza names diventa una cosa così,
Ok, e noi stampiamo un'altra pizza, ovvero pizza names di 0, ma anche meno 1, qualunque indice. Mi aspetto comunque che l'interprete schianti, come direbbero, track, una bella riga rossa sui denti e list index out of range. Cioè, ovviamente va bene l'espediente di usare il negativo. Però chiaramente se non c'è niente, cioè l'indice non corrisponde a nulla. Una cosa che non ho provato è se metto, evito di svuotarlo e metto un valore negativo. Ok, quindi andiamo out of range. Quindi mi viene da dire che possiamo arrivare al massimo a meno 4, che è il primo elemento. Quindi i negativi li possiamo usare per andare a ritroso nella lista partendo dall'ultimo elemento. Però se andiamo oltre e se andiamo troppo prima, chiaramente l'errore rimane. Quindi se metto un meno 5 va in errore, se metto un 4, che è il numero delle pizze, se metto 3 va bene, mentre se metto 4 ovviamente andiamo fuori dal bound, dal range, list index out of range. Quindi se qui non è che, come dire, se ne frega, del numero di elementi, il giochino vale sempre, possiamo mettere quello che vogliamo. La storia del negativo è una commodity per poter, esprimere un indice partendo da una posizione, come dire, che è il fondo piuttosto che dall'inizio, però non possiamo andare né troppo indietro né troppo avanti. Abbiamo comunque dei limiti, non è che digerisca qualunque tipo di. Quindi questo andrà in errore. Il cancelletto ovviamente non l'ho detto, ma è commento, quindi non so se mi sembra che l'abbiamo già incontrato, quindi adesso lo commento solo per non avere l'errore, ma questo è quanto, quindi anche lì bisogna stare attenti. A non eccedere negli indici né in un senso né nell'altro in questo caso. La cosa carina, allora, trattandosi di lista, ecco, qui l'abbiamo praticamente navigata, l'abbiamo ordinata, ma non l'abbiamo mai modificata, cioè siamo sempre partiti da una lista. Modificata l'abbiamo modificata, è vero, però siamo sempre partiti da una lista data per assodata. E non ci abbiamo fatto nulla di particolare, a parte ordinarla, che non è una cosa da poco, però non siamo andati per dire a cambiare degli elementi, o a fare delle modifiche, aggiungere ad esempio nuovi elementi, oppure a rimuovere degli elementi, a cercare un elemento. Quindi vediamo un po' tutte queste funzionalità che la lista ci mette a disposizione. Mi faccio un nuovo modulo perché qua c'ho troppo casino. E cosa ci vado a mettere? Ci vado a mettere, facciamo la lista, questa qui originale, pizza names, partiamo da questa così. O prendiamo i car brand, prendiamo i car brand. Però ci lascio meno elementi come. Allora, come meno elementi facciamo così. Mettiamo delle marche. La Ferrari, Porsche, poi mettiamo la bella Maserati, così partiamo da qualcosa di, allora, 03, testiamo un po' di funzioni via function, list functions. Cosa facciamo di bello in questo caso? Partiamo da questa lista. L'obiettivo è andare a modificarla in diversi modi. Ah, c'è da dire che una cosa che non ho detto prima, ma vabbè, lo vediamo in questo contesto perché ci sta, è che rimpiazzare un elemento ovviamente è una cosa abbastanza, come dire, banale, nel senso che se noi vogliamo mettere al posto di, facciamo che. Che ne so, qui c'è una. Facciamo
Partiamo con una Bugatti e al posto del brand zero vogliamo mettere la Ferrari. Possiamo farlo usando lista, indice ed elemento. Quindi lista modificata. E andiamo sempre ovviamente a modificare la lista originale in questo caso. Se gli facciamo stampare questa roba, vediamo che usando l'indice 0 io ho preso il primo elemento, gli ho messo un altro valore, questo sostituisce il precedente e quindi il vecchio valore va perduto. E da notare che possiamo usare anche, copio la riga, sempre anche la notazione. Al posto della Maserati vogliamo mettere Lamborghini, anche se preferirei Elettra, non è Elettra. Lamborghini possiamo usare sempre il trucco dell'indice, quindi l'indice negativo è proprio una feature, è valido in tutti i frangenti in questo caso, e in questo caso andiamo a cambiare l'ultima, quindi come lista modificata ci troveremo Bugatti, Porsche, Ferrari, avremo Ferrari, Porsche e Lamborghini, perché col meno 1 siamo andati all'ultimo elemento, quindi quello funziona sia in lettura che in scrittura, che è una cosa ovviamente anche in questo caso molto molto comoda, si può dire. E che altro, cosa potremmo fare? Quindi aggiungiamo un elemento, quindi siccome le altre le abbiamo sostituite, ad esempio abbiamo sostituito una Maserati, andiamo ad aggiungerla al nostro Car Brands. Voglio aggiungere un brand, quindi come faccio? Uso il metodo append. Il metodo append fa un inserimento nella lista, in questo caso in coda. Quindi in coda potrei andare ad aggiungere Maserati che ho tolto, ok. Quindi se andiamo a stampare la nostra lista con append la troveremo così, ovvero questo è stato rimpiazzato con Ferrari, Maserati con Lamborghini, poi ho fatto un append di Maserati, quindi ho aggiunto un elemento nuovo con questo valore, quindi abbiamo inserito un nuovo elemento nella lista. Quindi molto molto semplice. Chiaramente nulla ci vieta di, come dire, di partire da una lista vuota. Adesso qui, se abbiamo già dei valori da esprimere, è più comodo dichiararli direttamente, piuttosto che, ma nulla ci vieta di partire da quella che è una lista vuota, fatta così, ok. E man mano dire inizio ci aggiungo gli elementi, ad esempio Ferrari, tanto per cominciare, Maserati, Porsche, Lamborghini, McLaren, così abbiamo fatto una lista creata gradualmente, non saprei come definirla, lista creata step by step, si potrebbe dire. Lista vuota integrata, inizialmente vuota, vabbè, adesso poi troverò un nome. L'importante è capire che siamo arrivati a una lista di questo tipo, però inserendo gli elementi uno alla volta. E vedete che comunque vengono sempre importati in ordine di inserimento. 1, 2, 3, 4, 5 e quindi qui ci sono i nostri elementi. Quindi una lista la possiamo sempre creare vuota e aggiungere mano a mano. Step by step uguale progressivamente. Cioè, lista progressiva. Oh. Così mi date il suggerimento, cioè che non ha nessun senso, come termine, però vabbè, rende abbastanza l'idea, costruita passo per passo, quindi un elemento alla volta, un passo alla volta.
Questa è un'altra modalità con cui ovviamente, cioè secondo me, adesso non ho, come dire, abbastanza conoscenza degli internal. Oh, ciao Valerio, buonasera anche a te. Non ho abbastanza conoscenza degli internal per dire se è meno ottimale, che penso quasi sicuramente sia più relativamente, cioè non sapevo che c'era la live. Dovete iscrivervi al canale Telegram. In realtà sono io che continuo a cambiare giorno, ma che vi ho messo in chat, che c'è un canale apposito dove non è un canale per chat o non si può mandare messaggi, ci sono solo le notifiche delle live, così. Sì, perché ho cambiato la settimana scorsa, però in realtà avrei voluto farne due, però quindi avevo cambiato per quello, avere una sorta di Python mercoledì e Delphi giovedì, ma diventa un po', un po' impegnativo. Tra l'altro ho un po' di corsi in partenza sugli argomenti più disparati, su Angular da fare. A proposito, visto che ci sono un po' di delfisti, come sempre, di Delphi Day. È girata oggi la newsletter del Fidei la prossima settimana. Nei giorni, vediamo di no, non voglio sbagliarmi, quindi guardo il calendario. Direi 21, 22, 23. Lascio magari il sitarello per chi si vuole iscrivere. Delfidei.it. Cioè, adattiamo i tuoi giorni in sorpresa. E meno male che, sai, come si dice, lavorando, vabbè, senza esagerare. Però lì purtroppo dipende un po' anche dal planning. E sì, più che altro la seconda serata la volevo introdurre, ma dovendo preparare anche le cose per la conferenza, e quindi, dato ieri, adesso stasera non mi sembra che sia in chat, Maurizio, siamo scambiati un paio di messaggi dove abbiamo usato delle metafore abbastanza colorite, dove lui ha detto: sono indietro come le testicoli del cane, come si suol dire. Gli ho risposto che io sono indietro come i testicoli del cane che è dietro il suo. Quindi, per cui sì, bisogna un po' ritagliarsi un po' di spazio libero per finire anche quel materiale. Diciamo che mi sono fatto forse il passo più lungo della gamba, ma vedrò di arrivare a una conclusione anche su quello, perché mi interessa più che altro l'argomento, e quindi mi interessava che fosse abbastanza completo ed esaustivo, ma dovevo, come dire, lasciare un po' gli standard e fare una cosa un po' più terra terra, però tutt'al più vedrò un po' come. Quindi qui è una questione di cagnolini che si annusano e che sono uno dietro l'altro. Ma poi sono dimenticato di ricordare a Maurizio che non avrà 4 ore come la live che abbiamo fatto qui. Noi siamo andati a letto alle 2 inoltrate, compresi quelli che poveretti erano collegati. Quindi che stavano dicendo? No, iscrivetevi. Anche se magari qualcuno collegato non è sviluppatore Delphi, comunque si parla di. Ho visto, ci sono un po' di ovviamente tecnologie sicuramente legate strettamente a Delphi, XJS, però ad esempio anche il talk che farò io è incentrato come esempi sull'utilizzo con Delphi, ma perché per altri linguaggi c'è già un po' di supporto, però parliamo di tool che in realtà si possono utilizzare con qualunque linguaggio, e anzi sono già appunto molto utilizzati con altri. L'idea è di iniziare a usarli anche con Delphi. Poi ho visto un talk di Paolo su un sistema di un message broker, quindi io uso Rabbit, ma anche quello sembra molto interessante. Quindi, a prescindere dal linguaggio, ci sono delle tecnologie molto, molto curiose. Sono molto curioso di vedere un po' come funzionano, perché sembrano interessanti, e quindi ovviamente, anche se la conferenza è dedicata a Delphi, secondo me è sempre a 360 gradi interessante anche per altri argomenti, però
perché ovviamente ormai è tutta una commistione, tant'è che stiamo poi vedendo Python, e anche Python con Delphi si usa tranquillamente, ormai si compenetrano tutti uno nell'altro e siamo tutti dobbiamo saperli tutti, non c'è niente da fare, quindi siamo fregati, siamo poveri sviluppatori. Dove eravamo rimasti? La lista progressiva, sì, ok, così proseguiamo. Cerco di darvi un po' il link, no, per cui le live un po' ballerine, tra l'altro so di gente che scrive dei messaggi o su Telegram così dicendo vado in live adesso senza preavviso, io forse almeno un giorno prima o il giorno stesso un po' di preavviso lo do, però so che c'è chi quando decide di andare in live va in live, quindi. Però sarebbe opportuno darsi una scaletta, magari vediamo poi per l'autunno, la stagione autunno-inverno, come per i vestiti, dove saremo un po' tutti un po' più in casa, eccetera, di fare una scaletta così magari chi vuol seguire un po' più, cioè che sia un po' più, non dico ferre, ma fatto un po' meglio, e magari con un filone, un fil rouge, che è sicuramente più godibile, però. Bene, bene, bene. Quindi torniamo alla lista progressiva. Quindi la lista progressiva parte vuota, come abbiamo visto. Quindi fare una lista vuota è semplicissimo: due parentesi quadre senza niente dentro, e hai già fatto la lista, perché le quadre stanno sempre a indicare una struttura dati di tipo lista. Però da vuota, comunque, la struttura è dinamica e si può sempre andare ad aggiungere qualcosa con append. Rimane intuitivo, è intuitivo ovviamente capire che gli elementi vengono accodati, e quindi se è vuota si aggiunge, e man mano quelli che andiamo ad aggiungere vanno in coda a quelli già esistenti. Però c'è la possibilità ovviamente di fare un inserimento in un punto preciso della nostra lista, scegliendo la posizione usando l'insert. Quindi se noi prendiamo il nostro char brands qui caro e facciamo insert, ovviamente qui i parametri sono due, uno è l'indice, l'index, quindi se mettiamo ad esempio 0 andremo a fare un inserimento in testa alla lista, quindi metteremo questo elemento prima di tutti. Boh, non so cosa andare ad aggiungere, quale abbiamo già usato. Beh, ci mettiamo appunto Bugatti. E in questo modo andiamo a stampare la nostra lista post inserimento. Allora, questa dai, chiamiamo la lista con accodamento e lista con inserimento, così capiamo. Ovviamente più inserimenti in posizione 0 faccio, più roba metto all'inizio, ma andiamo a trovarci ovviamente la nostra lista creata con l'accodamento, e poi qui all'inizio troviamo l'elemento in più che fa ovviamente scalare in avanti tutti gli altri. Quindi se ho bisogno di inserire in una certa posizione, metto l'indice, metto il valore e inserisco nella lista senza nessun problema. Molto molto flessibile. Possiamo ovviamente anche rimuovere elementi da una lista, e in questo caso non è un metodo, o meglio ci sono anche dei metodi, però se andiamo per, allora possiamo andare per posizione e andare anche per come dire, per valore. Che detta così capisco che non è chiara, ma vediamo sempre meglio. Allora, andiamo un attimo, facciamo un po' di spazio. Quindi se vogliamo rimuovere un elemento per indice, quello che dobbiamo utilizzare è questo del, e dare l'indicazione della lista e della posizione. Ad esempio, se voglio rimuovere eliminiamo la Bugatti che ho appena inserito, lista con elimin
post eliminazione, se andiamo a vedere come è fatta la lista, la ritroveremo esattamente come prima. Quindi l'elemento 0, quel del car brands 0, prende l'elemento e proprio lo spara fuori, quindi lo fa un'estrusione dalla lista, lo va proprio a eliminare, basandosi ovviamente sull'indice. Quindi noi gli diamo l'indice e se vogliamo chiaramente eliminare anche l'ultima, possiamo direi usare sempre questo escamotage. E a questo punto abbiamo tolto ad esempio la McLaren, che vedete che non c'è, no, non lo vedete perché c'è la mia testa davanti, comunque c'è la McLaren e la Lamborghini che è rimasta, la McLaren è sparita. Quindi come sempre l'indice gioca a nostro favore. In realtà io non l'avevo ancora testato, però funziona anche in questo contesto, cioè è proprio una cosa embedded. Quindi in questo modo noi eliminiamo ad esempio il primo elemento. La cosa carina è che possiamo anche però trattare la lista come se fosse uno stack, cioè la lista ha anche un po' di metodi che sono tipici di quelli che potremmo trovare in uno stack. Ad esempio potremmo fare, mettiamo che sia una pila di elementi, se noi facciamo un car brands pop, andiamo a fare come fare il pop da uno stack vero e proprio, cioè togliere in questo caso l'ultimo elemento, quindi estraiamo un elemento dal fondo della lista. Lo estraiamo, che vuol dire che verrà rimosso e ci verrà restituito anche il valore, quindi a questo pop potremmo aggiungere questa cosa qui per tirar fuori il valore. Quindi il valore viene restituito ma viene anche rimosso. Se andiamo a stampare ultima macchina, last car, e poi io stamperei anche la lista, allora lista dopo pop car brands last car, ok, andiamo qua in fondo e vediamo che ha tolto il McLaren, quindi prima col del 0 ha tolto Bugatti, è rimasto questo, ha tolto McLaren e ci sono rimasti 4 elementi, ma quando stampiamo la ultima macchina otteniamo McLaren, quindi il valore è stato, come dire, tolto ma è stato anche memorizzato per essere stampato. Quindi si comporta a tutti gli effetti come uno stack, cioè la lista di per sé non è uno stack nativamente parlando, ma se ci facciamo pop come faremo con uno stack, tiriamo via tutti gli elementi partendo dall'ultimo fino al primo. In realtà il pop accetta anche un indice, quindi normalmente vedete che c'è scritto anche il default, c'è un meno 1, perché se lo chiamiamo senza valori questo pop, il ovviamente non deve essere out of range, quindi deve essere un range valido sempre, anche se negativo. Il default è meno 1 perché il pop per default toglie l'ultimo elemento, quindi c'è scritto anche lì default last. Però se noi ovviamente mettiamo uno 0, andremo a togliere il primo, possiamo togliere qualsiasi elemento in qualsiasi posizione usando questa pop. Quindi ad esempio potremmo fare first car uguale car brands pop, metterci uno 0, quindi di nuovo anche qui lista dopo pop 0, andiamo a stampare prima macchina che ovviamente sparirà dalla lista, e infatti vediamo che alla fine la lista viene modificata in questo modo. Col pop a 0 togliamo questo e quindi ci rimane Maserati, Porsche e Lamborghini. E prima macchina, il valore che togliamo ovviamente lo andiamo a memorizzare. Quindi con del non ci interessa il valore, semplicemente lo cancelliamo.
Con pop lo togliamo con un'estrazione di default dal fondo come faremo con uno stack, oppure mettendo un indice da qualsiasi posizione vogliamo. Quindi questo è un remove tramite l'indice, quindi non basato sul valore, ma il valore è quello che otteniamo come risposta in ritorno. A questo punto, giusto, io l'avevo messo prima in un commento, non mi ricordo dove, forse qui, len, per la lunghezza. Len è la funzione che ci dà la lunghezza della nostra lista, quindi list len uguale len di car brands, print lunghezza lista, quindi se stampiamo questa convenzione con gli underscore non mi piace tantissimo, però una volta che ci si abitua su Python viene abbastanza naturale usarla e cambiare, come dire, mode a seconda del linguaggio dove si va, e qui si usa questo, però effettivamente forse ha la sua valenza, non saprei come dire. Lunghezza lista 3, quindi quando noi facciamo l'ultimo pop 3 elementi. Quindi questo era forse la prima cosa da vedere, cioè come si trova la lunghezza di una lista, però l'ho lasciata per ultima, e quindi ok, meglio tardi che mai, come si suol dire. E altra cosa che possiamo fare è ovviamente andare a eliminare un valore, non per la posizione ma andando appunto per valore. Ovvero come lo facciamo? Decidiamo un valore che deve essere eliminato e andiamo ad esempio car brands, usiamo remove e qui ci va il valore che dobbiamo togliere, value. Rimuove la prima occorrenza di questo valore, anche perché possiamo sempre avere dei duplicati all'interno del, ma questa è una cosa che vedremo. Andiamo a togliere Porsche, che è in mezzo, quindi lunghezza, lista dopo remove, non so perché mi viene da aggiungerci quel car brands. Abbiamo Maserati e Lamborghini che rimangono. La remove non mi ricordo se restituisce qualcosa. Remove car, devo, forse no, però la mia memoria come al solito non è che mi inganna, non c'è proprio. No, infatti ho none come valore, anche questo è un valore che incontreremo spesso, un none, che vuol dire è come un null, qualcosa di molto simile, e quindi la remove non restituisce nessun valore. Va detto che stiamo eliminando un elemento basandoci proprio sul valore, quindi non ha senso leggerlo in quanto dovremmo già conoscerlo se lo usiamo per eliminare qualcosa. Quindi giustamente andiamo a eliminare un valore, questo è il valore, quindi non abbiamo bisogno di... Potremmo ad esempio fare una cosa del tipo too expensive car uguale Porsche, e qui fare una remove di too expensive car, lista dopo remove, e qui elemento rimosso, virgola, too expensive car, quindi... Cioè il valore già ce l'abbiamo perché lo usiamo. Volpe Bronzemane. Non so come si legge di preciso, ma Bronzemane, no, sono totalmente ignoranza, la mia ignoranza è una cosa. Comunque benvenuto in live, ho visto il messaggio un po' in ritardo perché stavo guardando il codice ed ero un po' come dire ipnotizzato dai caratteri. Intanto grazie per l'iscrizione,
anche scritto. Io non invito molti a fare abbonamenti, anche perché insomma alla fine l'importante, come si dice, è partecipare e divertirsi. Però arrivo tardi, mi recupererò la vecchia live, il resto di questa sì, la vecchia è ancora tra i video. Di solito un paio di mesetti rimane, però c'è prima l'ho messo il link al canale YouTube dove tengo un po' le repliche, quindi diciamo che la replica è un po' più. Cioè, già la live probabilmente è molto noiosa, però, a dire la verità, però la replica, sì, essendo non interattiva, io a volte guardo qualche replica di. Sarebbe matto. Ah, matto. WoW è World of Warcraft, immagino, quindi io non lo conosco di fama perché ho amici che ci giocano e so che quando si incontrano usano questa sigla e so che quando incontrano amici che ci giocano dicono: oh, che bello vederti in real life. Quindi una volta gli ho chiesto: ma quindi la vita per voi giocatori è fuori cioè è dentro il gioco e fuori. Sì, è vero, con Prime, con Amazon Prime ti dà un abbonamento gratis e quindi. Beh, intanto grazie, per cui io non sono orientato alla monetizzazione ancora perché è un po' di nicchia, quindi. Per cui non sono un gamer, quindi mi piace molto guardare la gente che gioca, quello sì, quindi. Infatti di solito. È brutto di rivedere le live in differita, che a volte ci sono degli appigli per sparare un po' di battutacce, ma non, essendo in differita non si possono fare. Quindi. Però qui ogni tanto guardo qualche live di gaming, per cui sono anche abbonato a qualche canale che effettivamente tiene un sacco compagnia, e quindi più sull'intrattenimento che non sul. Invece, come dire, programmazione è un po' per vedere delle cose assieme, tanto poi. Come dire, se uno se le deve ripassare o qualcosa del genere, facendolo così ci sono magari anche dei dubbi che arrivano dalla chat, oppure magari qualcuno che ne sa di più e dà una mano e uno se ne approfitta, così diciamo si vedono un po' di cose assieme ed è più piacevole che non mettersi lì da soli a leggersi un libro. E quindi. Però stasera non andremo, come dire, troppo per le lunghe, anche per non traumatizzare troppo. Anzi, direi che più o meno dovremmo aver visto un pochino tutto. Volevo esplorare ancora un paio di funzionalità. Quindi la volta scorsa abbiamo fatto, poi se vuoi recuperare la sintassi di base e configurato un po' questo tool che utilizzo, che è un po' un tool. Alternativo, non è quello usato da tutti, però si sta rivelando comodo perché comunque ha il suo interprete qui in basso, quindi piuttosto che il solito Visual Studio Code, però magari cambieremo, ne vedremo anche qualcuno in più. Stasera ci stavamo divertendo con le liste, quindi abbiamo creato liste di nomi di macchine, di pizze, le abbiamo ordinate, rimosse. No, sicuramente il linguaggio. È arrivata la notifica dopo un sacco di tempo. Ne ha fatte due, non so perché questa è arrivata così dopo, ma. Ah, stai già seguendo un corso? Sì, diciamo che la cosa che posso dire è che, avendo fatto qualche esperienza anche con sviluppatori, ma non, cioè che lo usano come strumento, come dire, per farci qualcosa. Python si fa molto utilizzare da questo punto di vista perché è molto espressivo e quindi può essere molto potente, ma anche molto elementare nella. Era su YouTube quella. Ah, che arriva. Può darsi. Ancora le notifiche incrociate, quindi dovrei unificarle, ma poco tempo di. Già l'ho un po' risistemato questo canale. No, dicevo, è molto semplice come sintassi, un po' strana perché è abituata a un'altra da altri tipi di linguaggi, però tra l'essere molto dinamico e molto espressivo, senza troppi costrutti e senza troppi punti e virgola, eccetera, diventa molto, è molto flessibile, molto malleabile, comunque hai bisogno di fare
fare qualcosa, tu scrivi, fai e sei, come dire, a posto, non hai bisogno di troppa pre-struttura, creare delle classi, impararti. Ovviamente c'è tutta una parte di programmazione oggetti, anche se un po' limitata perché è sempre un linguaggio dinamico, quindi non è fatto per essere troppo strutturato, ma per essere più flessibile. Questo invece è più espressivo, tant'è che, come dicevo, rispetto ad altri linguaggi dove magari c'è un begin e un end, delle graffe, un end che inizia qui, proprio non c'è neanche quello, indenti e vai dritto col codice. Ogni riga fa comunque qualcosa, tant'è vero che c'è un'istruzione fatta apposta per non fare nulla, quindi è un linguaggio molto, però è, secondo me, interessante dal punto di vista. Abbiamo rimosso anche questo elemento usando una variabile d'appoggio. Ovviamente poi elemento, vabbè, qui ho scritto elemento rimosso, potremmo anche usare le format string ho rimosso, e poi ci mettiamo too expensive car, non che le altre siano meno costose, perché è troppo costosa. Così abbiamo fatto anche questo, abbiamo punto title, così fa anche la, vabbè, il nome in realtà è già corretto, quindi non ci dà molto, non ci dà molto fastidio. Ma e poi che altro? In realtà direi che più o meno abbiamo aggiunto elementi, li abbiamo tolti, li abbiamo eliminati, li abbiamo ordinati. Stavo pensando a che altro potremmo fare con questa lista. Adesso me la copio, dov'è che abbiamo una bella lista? Forse questa. Abbiamo fatto una lista un po'. Che altro potremmo fare? Vediamo se mi dà un elenco di. Abbiamo, ok, la clear. Direi che è abbastanza. Questa penso che sia abbastanza intuitiva, però vedo che me la. Ah no. Questo penso di indovinare che cosa, che effetto possa avere. Ok, ci ha eliminato tutti i contenuti della lista, e su questo non è che avessi lista originale, care brands, facciamo una clear e non c'è più, non ci rimane più nulla. Allora, miscellanea, questa è proprio sperimentazione pura, totale. Sì, clear direi che svuota la lista. Allora, prima di svuotarla, vediamo, avevo visto un count che però vuole un value. Sospettoso, questo mi dà un sospetto, e quindi adesso faccio subito una prova. Provo a duplicare Toyota e chiedergli il count. Allora, facciamo print count di Fiat. E poi gli chiedo il count di Toyota e vediamo che roba viene fuori. Viene fuori un 1 e un 2, quindi direi di aver indovinato, cioè di aver capito, a parte che c'è scritto che conta gli elementi, quante volte quell'elemento compare nella lista. Questa non è una cosa, come dire. Cioè, è banale, sì, cioè nel senso, come funzionalità è banale, però averla, diciamo così, a portata di mano, di solito non viene implementata nella lista, cioè c'è da farci un ciclo, ovviamente andare a vedere gli elementi. Invece con scritta così diventa già più interessante, perché count. Lo scrivo così, ma giusto per capire. Quindi se metto due valori, ovviamente qui c'è un clear e ovviamente la svuota. Ah, interessante, comunque conta quante volte l'elemento compare
nella lista. Quindi immagino che da qualche parte avremo anche un distinct. Allora, il reverse l'abbiamo già provato, il sort, abbiamo l'insert, abbiamo l'index, first index of value. Quindi se io gli passo questo e vado, allora facciamo così, trovo il primo indice e quindi mi aspetto di leggere un 0, 1, 2, 3, di leggere un valore 3, perché poi mi trova solo il primo e infatti index Toyota è il 3. Ah, è molto utile anche perché è proprio lì a portata di mano, quindi e questo è giusto. Poi immagino che tra i parametri forse ci sarà modo di partire esatto dallo start. Quindi se gli dico di partire dal 3, probabilmente mi darà 3, esatto. Però se gli dico di partire dal 4, mi aspetto che mi dia 3, 4, 5, 6, 7. Esatto, ho messo il 7 perché è andato da lì in poi, quindi strano che non ci siamo di tirare fuori tutti gli indici, ma in realtà sicuramente mia ignoranza c'è senz'altro, ma non lo vedo. Quindi senza indice, ok, se invece mettiamo l'indice di partenza, c'è anche lo stop che ha un valore assolutamente 9 milioni di bilioni, comunque sì, è abbastanza alto. Sono abbastanza utili questi, sono quelli poi più utilizzati. Shallow copy of the list. Questo forse è quello che cercavamo prima per fare la copia della lista. Char copy uguale char branch copy. Come faccio a sapere che è una copia della lista, sostituisco Fiat con Ferrari e poi la stampo e ce ne accorgiamo subito. Quindi forse non è neanche necessario usare il list. Ah, ma no, devo stampare questo, non devo stampare, cioè devo stampare tutte e due e accertarmi che la modifica di una non vada a interferire con l'altra. Infatti questa rimane Ferrari, questa però rimane Fiat. Ok, quindi siccome Sandro, prima mi sembrava fosse Sandro che era in chat, che voleva la copia di una lista, cioè shallow copy, cioè banalmente un copy, shallow presumo stia a riferirsi al fatto che se è una lista di riferimenti e oggetti, ti fa il clone della lista, però ovviamente la lista sarà piena di riferimenti agli stessi oggetti, cioè se vuoi una lista, il clone di una lista con dentro il clone degli oggetti che erano nella lista, probabilmente ci vuole un po' più di sforzo, però in questo caso come dire, abbiamo un altro metodo, però funziona anche list. Io ho sempre usato list, quindi quello che trasforma in una lista. Se trovo una lista non ti dà direttamente quella, ma ti fa una copia, però questo, come dire, ci sta perché ok, li ordino così. Sono veramente un sacco di funzionalità. Infatti count mi incuriosiva per più che altro perché essendoci len, mi sembrava strano che count. Poi qui ci sono tutte cose private. Qui i metodi privati si riconoscono dal fatto che hanno questo underscore, perché è un linguaggio dinamico e quindi nascondere alcune cose diventa un po' difficile. Direi che li abbiamo, no, tranne questo extend, direi che li abbiamo provati tutti. Extend immagino che cosa possa servire, ovvero se gli passo una lista, anzi facciamola sempre separata così, new cars, facciamo una lista al volo, ad esempio su mancano le super macchine, quindi mettiamo Maserati, Porsche,
Se sbaglio a scrivere Porsche, sai che figuraccia. Car Brands, che è la nostra lista extend, avrei potuto scriverla direttamente qua, però così abbiamo un'idea di quello che andiamo a fare. Anzi, adesso farò di più. La andiamo anche a stampare, così vediamo sempre quello che succede. Facciamo New Cars, stampiamo questo e facciamo Car Brands Extend New Cars. Questo extend immagino che lavori come tutti gli altri metodi, modificando direttamente la lista, e quindi non facendo una lista nuova, ma cioè prende questa e ci aggiunge questa roba qui, mi verrebbe da dire. Così, poi vediamo. Print car brands.extend. Extend new cars, quindi quello più questo, car brands, ok, vediamo che combina. Quindi new cars qui ha messo queste tre. Sì, tendenzialmente è un append, o come si usa in certi linguaggi, invece che append c'è un add, oltre ad add c'è anche add range, cioè aggiungi più elementi e gli passi qualcosa che si possa iterare, quindi che non sia una cosa singola, e lui è come fare un ciclo for sugli elementi della lista e fare un append per ciascuno, e lui li va ad aggiungere dritti dritti qua in fondo. Infatti non si leggono tutti perché c'è la mia zucca come al solito, però li ha aggiunti qua in fondo, Maserati, Porsche, li ha inseriti in fondo alla lista. Così è molto, ovviamente molto più comodo. La clear ripulisce tutto, quindi molto molto interessante. Sì, in realtà ci sarebbero poi tante altre. È molto funzionale, soprattutto secondo me anche mnemonico, ci cioè si impara abbastanza facilmente. Ci sarebbero poi tanti altri operatori che lavorano però non solo con le liste, ma anche con altre strutture dati, perché qui al momento abbiamo visto la lista perché comunque è un elemento core del linguaggio, nel senso che spesso si usano anche altre strutture dati, però l'abitudine molto frequente è quella di ricondurre magari della roba, diversi tipi di strutture a una lista, cioè la lista è talmente flessibile e manipolabile, cioè come un array con la possibilità di modificarlo, di ordinarlo, quindi qualunque cosa riesca a finire in una lista, sappiamo già che tutta questa serie di cose le possiamo tranquillamente fare, duplicare, rovesciare, ordinare, quindi è molto malleabile come tipo di. Beh, ci abbiamo fatto un bel po' di roba, abbiamo creata, stampata. Questa degli indici, secondo me, vale un po' il tutto, il fatto di poter usare gli indici negativi e passare all'ultimo elemento con meno uno, il penultimo elemento, secondo me è una scorciatoia molto 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 interessante, perché in altri linguaggi, insomma, c'è da combinare un po' di cose, cioè prendere la lunghezza, bisogna fare un. Se voglio andare all'ultimo elemento mi devo calcolare l'indice, mentre qui ho la possibilità di dare un riferimento relativo, ovviamente senza però eccedere mai in un senso o nell'altro gli indici, cioè il controllo rimane. Quindi questo è. Che altro? Boh, io qui tutti gli esempi che potevo vedere li ho più o meno visti, more list. Una cosa che potremmo fare, cioè nel senso c'è poi parecchio ancora da vedere, quindi a proposito di ciclo for, quindi una cosa che non abbiamo visto è provare a ciclare su queste macchine, però diciamo che quello ci darebbe, poi ci mancano anche, come dire, i range, ci mancano un sacco di roba, quindi ne abbiamo di cose da vedere. Possiamo anche fare dello slicing, possiamo fare un sacco di cose, quindi
cioè tirare fuori praticamente delle liste, delle sottoliste, quindi è una cosa ancora più, come dire, più ganza stavo guardando, ci sono altre cose che potremmo vedere. Beh, ci sono anche delle funzioni di vedo di aggregazione. È vero che noi abbiamo fatto ad esempio solo delle liste di stringhe, però chiaramente nulla ci vieta di fare anche liste ad esempio di numeri, cioè un qualcosa del tipo numbers, e poi mettere 1,2,3,4, cioè fare una lista di numeri. E anche questa, cioè, è una lista, non solo stringhe, possiamo metterci qualunque tipo di valore, e quindi se lo andiamo a stampare, ecco che vediamo di per sé la lista. Mentre scorrevi ho visto un reverse. Sì, l'abbiamo fatta. Card brands, forse è giusto, tu sei arrivato dopo, ci penso. Hai ragione. Che replace reverse, che rovescia la lista. Quindi se qua facciamo un reverse, questo reverse praticamente prende gli elementi e li gira, quindi li abbiamo in ordine. Abbiamo fatto anche gli ordinamenti, però in questo caso vedi che è reverse. Io dico vedi, ma non vedi. Dove c'è extend new car, c'è Fiat Cadillac, Mercedes, Toyota, e finisce con Maserati, Porsche, McLaren, la lista rovesciata, McLaren, Porsche, Maserati, Toyota, va all'indietro. Quindi, cioè, banalmente ha preso gli elementi e li ha girati, non niente di particolare. Vabbè, dopo se recuperi il resto della live, abbiamo fatto anche i sort, perché c'è anche l'ordinamento al volo, oppure applicato la stessa lista, e anche l'ordinamento rovesciato, cioè discendente. Però gli elementi sono ordinati, quindi invece in questo caso sono proprio solo nell'ordine inverso di come si trova nella lista, niente di più, niente di meno, come tipo di. Quindi benissimo. No, dicevo, ovviamente possiamo fare anche numeri, possiamo fare un mix, penso, adesso penso, proviamo, tipo ABC, riesco a scrivere ABC 123, e anche qui ovviamente una lista con due valori, di cui un valore è una stringa, ti viene rappresentato come tale, e l'altro un intero, quindi nulla di. E dopodiché qui si può fare tutto quello che si vuole, come per tutti gli altri elementi. Salviamo sto file, così non me lo propone più. Numbers PPPP, ok. Qui c'è un esempio del reverse. Vediamo se fa l'execute. No, non il run to cursor. C'è anche la possibilità di fare un execute selection. Ah. Very powerful. Cioè prendere un pezzo di codice e eseguire solo quello. Quindi vedi che ha fatto. C'è, cioè, il Ctrl F7, tac. Non ha stampato i numeri, ma ha preso solo questa parte, un po' come con SQL quando si usa i tool di SQL, hai gli script lunghissimi, vai a eseguire pezzo per pezzo. Però se eseguo ad esempio solo questo mix reverse mi darà errore, perché dice mix reverse. No, mantiene il contesto, quindi io posso fare così, Ctrl F7 e stamparlo. Poi posso fare Ctrl F7, stamparlo di nuovo e stamparlo girato. È interessante. Se facciamo Ctrl F7, praticamente non resetta l'interprete. Cioè, se eseguiamo un pezzo di codice, lui lo esegue, quindi se il pezzo di codice definisce una variabile, quella ti rimane. Se
Se invece vado a lanciare lo script, lui è configurato, vedete che scrive esplicitamente remote interpreter initialize, cioè siccome vede che eseguiamo da capo, crea un altro interprete in modo che si possa, come dire, partire da una tabula rasa, perché magari se partiamo con le dichiarazioni di variabili o con l'ambiente sporco, e poi si ferma, quindi lui qui si è fermato, vedi che sta aspettando un input, quindi si è resettato, ha fatto le operazioni. Se io scelgo questo e faccio Ctrl F7, e ce l'ho ancora lì il dato, quindi possiamo anche trovarci, come dire, eseguire uno script, o eseguire una parte, o eseguirlo tutto e comunque rimanere nel contesto. Magari vedo qualcosa che non è andato a buon fine, mi vado a fare un print, una stampa, un cambio di valore e a eseguire. Poi possiamo scrivere anche qui, perché nulla qui ci vieta di dire mix append true, là ci mancava solo il booleano. Perfetto, e a questo punto se qui faccio Ctrl F7 su print mix, eseguo solo quell'istruzione, però il contesto l'ha mantenuto, lo script l'ha eseguito e ha messo i valori, li ha rovesciati, io sono andato ad aggiungere il booleano, stampo anche il booleano. Questi sono un po' i vantaggi di avere a che fare con un ambiente dinamico, cioè di fatto, come dire, nonostante il canale si chiami compila quindi va, in questo caso non stiamo compilando, ma stiamo interpretando, e quindi abbiamo un ambiente di runtime che parte come una tabula rasa di per sé, e quello che va a fare, grosso modo, è caricarsi delle cose, eseguire delle istruzioni al volo, e quindi è molto flessibile da questo punto di vista, non ha bisogno di architetture o cose da creare. Chiaro che scriviamo codice che è molto. Cioè, maglie molto larghe, quindi bisogna stare attenti ovviamente a non sbagliarsi, a non usare variabili con lo stesso nome. Cioè non, alcune cose ci darebbero errori in altri linguaggi, qui non avviene perché è fatto apposta per essere dinamico. Quindi noi qui possiamo eseguire delle istruzioni che lavorano su variabili dello script che abbiamo appena eseguito, del programma che abbiamo appena eseguito, senza problemi. Dicevo poi su quell'array di numbers perché l'ho messo, perché potevo farlo anche con le stringhe, però era anche per vedere che una lista ci va pure dell'altro, volendo, quindi potremmo andarci pure un valore none se c'è un valore vuoto, quindi una volta che abbiamo questo ci sono anche delle funzioni di aggregazione, stile, cioè stile SQL. Vado un po' a memoria, però ad esempio un minimo, un massimo ce li abbiamo un pochino. Accettano in realtà un qualsiasi iterabile, quindi sono tutte funzioni queste che non sono proprio delle liste, ma lavorano, cioè tu gli dai un elenco di qualcosa e loro ci lavorano sopra, quindi adesso sono in una lista, però non abbiamo solo le liste, potremmo avere dei dizionari, potremmo avere altre strutture dati, la lista è quello più semplice, più flessibile. Questi max diciamo che prendono fuori gli elementi da quello che gli passiamo, quindi se è una lista scorrono tutti gli elementi della lista e ci danno il valore, ad esempio max number, e qui stampiamo il min number. Andiamo a vedere, lui adesso qui riparte. Max number ci mette 4, min number ci mette 5. Probabilmente ci sarà anche la somma. Adesso vediamo se la scrive, esatto, la scrive già con un colore sum number. Un po' di sano copia e incolla che non si sbaglia mai. Tra l'altro il completamento del codice ce l'avete pure nell'interprete qui sotto, quindi questo tool è carino perché mette il completamento un po' dappertutto, e quindi per cui se avessi voluto testare la funzione già da qui scrivevo min, vedete che arriva, mi trova la variabile perché adesso è nello scope,
Se ci fossero stringhe, conta l'ordine alfabetico e la posizione, direi l'ordine alfabetico, cioè lui sta facendo un ordinamento per valore e quindi se prendiamo, dov'è che avevamo una bella lista di roba qui, lista con accodamento, print, minima, min di char brands. Ci buttiamo anche massima, max, quello di queste cose che le proviamo, quindi costa di andare a recuperare il punto dove abbiamo minima Ferrari, massima Porsche, giusto? FMLMNP, sì, in questo caso ci sta. Non è proprio bellissimo, come forse era meglio. Qui c'era più roba. E poi c'era anche l'ordinamento, quindi forse qui era un po' più significativo da questo punto di vista. Minima, tra l'altro ci sono sempre le stesse car brands, quindi minima Audi, massima Toyota, quindi. E vediamo che sono Toyota è qui, Audi è qui, quindi la minima quindi va proprio per ordine alfabetico. Una cosa che mi interessava capire. Adesso se ritrovo l'esempio più che altro non sul pop, ma questo qui. Se io uso il minuscolo della Porsche e lancio tutto, X not in list, ok, quindi è case sensitive anche sui valori. Minimal funziona solo se gli elementi della lista sono dello stesso tipo. Mi stavo ponendo la stessa domanda, però aspettavo che qualcuno. Boh, proviamo. Quindi lanciamo questo, facciamo. Allora, qui c'è un appunto mix append true. Ok, nella nostra lista mix c'è veramente un mix perché c'è un valore nullo, un numero, una stringa e. Qui dovremmo fare un print, proviamo a fare un print sorted mix. Sì, più che dello stesso tipo, secondo me devono essere tipi confrontabili. Qui mi sembra che lui sia partito, abbia ignorato il none, proprio paro paro, e abbia preso il primo che è un intero. E poi prova. Cioè, non riesce, si è fermato subito perché non riesce, non l'ha ignorato il NaN, cioè lui dice devo iniziare a confrontarli per ordinarli e non trova un, come dire, un operatore minore o maggiore che riesca a comparare un intero con il NaN type. Se proviamo a rimuovere il NaN, questo possiamo farlo, ci riproviamo, vedi che va. Stavolta da errore perché l'ho provato con il mix e mi ha dato errore, giusto? Però vedi che è abbastanza specifico anche l'errore, cioè ti dice proprio non è supportato l'operatore, cioè l'operatore minore e maggiore lo sta usando perché sta cercando di capire qual è il minore e qual è il maggiore per poi andarli a mettere in ordine. Quindi si trova con i due valori, un intero e una stringa, non è incapace di confrontarli. E si blocca internamente. Cioè lui in realtà non è che controlla i tipi, lui parte, poi quando ha due valori e non è in grado di metterli a confronto perché i tipi sono eterogenei, scoppia a quel punto lì. Quindi, però, quindi secondo me anche se facciamo un min otteniamo lo stesso risultato perché lui deve in ogni caso, vedi che ti dà lo stesso errore. Perché probabilmente lui cerca di fare la stessa cosa, minimo e massimo, cioè deve comunque scandire i valori e determinare uno per uno se ne ha trovato uno più grande, non potendo sapere se è più grande o più piccolo, scoppia proprio in quel momento lì. Quindi forse adeguatamente istruito con strutture che abbiano un, non so se ce l'avrò degli operatori in Python, cioè la possibilità di definirgli. Di istruirlo per fare il confronto, magari c'è delle interfacce comparable, comunque delle cose da utilizzare per dargli
quella logica che manca, anche se poi qui onestamente non ne vedrai il senso, cioè magari questo errore te lo dà anche con oggetti che hanno delle proprietà analoghe, allora a quel punto ha senso confrontarli magari dicendo, non so, una serie di oggetti con nome, cognome, età, voglio ordinarli per età, magari se gli fai confrontare gli oggetti non riesce, ma c'è modo di fare un comparatore che riesca a dire, ok, prendiamo i due oggetti, hanno le proprietà che si chiama uguale con dentro l'età. Grazie a... mi arrivano delle notifiche sparate in... Hi, I no sync. Avete tutti dei nick stratosferici, quindi... Hi, come si dice? quindi magari adeguatamente istruito, lui ce la fa, ma in questo caso si ferma, proprio un problema sul confronto, quindi lui la funzione parte, dice ok, vado, mi lancio, però alla fine rimane, come dire, rimane fregato nel momento della comparazione, però vabbè, ci sta, in un altro linguaggio probabilmente non avremmo neanche potuto miscelarli così se non usando un object o quelle classi base, quindi dovendo castare tutto. Cioè è chiaro che qui siamo in un contesto dinamico, quindi questa lista la si può fare, però poi stiamo chiedendo un'operazione che non è di per sé illegale, è illegale nel momento in cui abbiamo dei dati fatti in questo modo, però anche se fossero dati acquisiti da un campo, da qualcosa, cioè non so, recuperati da, che ne so, un file massivo con tanti dati, quindi dobbiamo fare ovviamente un po' di pulizia, cioè se dobbiamo fare queste operazioni dobbiamo togliere quello che non ci interessa e quindi filtrare un po', se no giustamente scioppa come ha fatto. Però è importante provare, perché provando, al netto di ricevere l'errore, si riesce a capire un po' di più anche degli internal, cioè di cosa sta cercando di fare e di cosa magari poi si può mettere in campo o sopperire una mancanza. È comunque sempre un linguaggio dinamico, il bello dei linguaggi dinamici è che a volte quello che non sanno fare li si può istruire a fare anche con pochi, penso a JavaScript che col prototype e con, cioè, la modalità che usa nel chiamare metodi sugli oggetti, praticamente lo rende un linguaggio dove tu puoi creare delle funzioni laddove non ci sono, tenere quelle che ci sono dove esistono, poi partire proprio dal vuoto e costruirti con solo il runtime un sistema con tutte le funzioni che ti servono oltre a quelle che sono incorporate, che semplicemente vengono precaricate, ma alla fine la bellezza dell'ambiente che è dinamico è un default e poi noi ci possiamo andare ad aggiungere qualcosa se ci serve e magari metterlo come modulo, come libreria per riutilizzarlo. Quindi stavo guardando se c'erano altri metodi degni di nota, ma beh, ci sono i range, ci sono un po' di altre cose, quindi io direi che questi ce li teniamo per la prossima volta che ci divertiamo. Sto guardando che ho la connessione un pochino ballerina, però ok, ogni tanto ha dei kilobit che se ne vanno. Allora direi che per stasera abbiamo programmato abbastanza, anche perché sono le 11 e da stamattina, come dice quello, sai che ora mi sono alzato io stamattina, come torno magari su questa vista, così abbiamo la chat. No, è molto interessante comunque esplorare le liste, sia perché poi tutti quei metodi, alcuni anzi buona parte di quei metodi, tornano in uso per, come dire, un sacco di altre occasioni e anche un sacco di altre strutture, quindi una volta viste si riescono a riutilizzare anche per altri scopi, per altri scenari, quindi sono molto molto comodo. Quindi hai droppato qualcosina, ma nulla di grave, nel senso di
di connessione. Ho visto un perché bisognerebbe collegarsi al wifi fisso, ma qui, cioè non al wifi, alla rete proprio col cavo, però c'è il modem leggermente distante, quindi però di solito la connessione è abbastanza buona, quindi non mi lamento, si farà quel che si può. Ok, direi che no, è stato molto ameno, molto interessante ripassarmi un po' queste cose. Sono cose che ho già visto, il problema è che avendo a che fare con una miriade di linguaggi per svariati motivi, a volte faccio delle confusioni, delle commistioni che non ci capisco una tra apici, tripli, doppi, e quindi ognuno ha le sue convenzioni, a volte non ci capisco nulla. Però, come abbiamo visto, o come direbbe il mitico, lanciamo il meme così. Questo ci sta sempre bene, come no, si può fare. No, la prossima volta vedremo un altro po' di più che liste, c'è sempre liste, però magari i range e tutta una serie di operatori, poi magari un codice un po' più strutturato. Cioè, non abbiamo neanche ancora indentato una riga. Ciononostante, abbiamo fatto un sacco di cose. Ci abbiamo messo delle liste, abbiamo aggiunto, tolto, quindi non abbiamo neanche fatto. Come dire, un costrutto minimo, cioè un blocco con più di un'istruzione, quindi cioè abbiamo scritto un programma, un listato, però questa è dimostrazione di quanto appunto è, come dire, dichiarativo di per sé il linguaggio che stiamo utilizzando. Ok, la prossima volta non so se non sarà sicuramente mercoledì, probabilmente giovedì. Però devo vedere come arrivo sano, perché dicevo appunto giovedì in giornata c'è Delphi Day e io ho una sessione anche sul Delphi Day, metto di nuovo l'indirizzo, quindi anche se non siete sviluppatori Delphi, comunque questa conferenza è gratuita, è online purtroppo ancora per quest'anno, che di solito è un ritrovo di gli ultimi anni di più di 100 persone, quindi era sempre un piacere un po' incontrarsi dal vivo. Speriamo che questo autunno-inverno ci sia di nuovo la possibilità di farlo. Quindi sarà ancora da remoto, però è gratuita, quindi ovviamente con Delphi come protagonista, anche se poi le tecnologie e le cose di cui si parla sono un po' cross, nel senso che attraversano varie esigenze, vari linguaggi, vari tipi, perché c'è Firebird che è comunque un database, si parla di XJS, quindi di JavaScript, io parlerò di Prometheus e di Grafana, quindi di due tool che ci possono tornare utili per monitorare i nostri servizi, quindi poi sul sito ci sono tutte le info, dato l'iscrizione unica, quest'anno è un po' più semplice, quindi è un po' più facile, basta, dovrebbe bastare un'unica iscrizione, e quindi per cui giovedì vedo se arrivo sano dopo la presentazione, alla sera ancora voglia di fare, ma dovrei, diciamo, dovrei essere ancora sano, come dice qualcuno, quindi per cui può darsi che sarò di nuovo qui, ma in ogni caso lascio ovviamente scritto sul canale Telegram, che metto il link anche di quello, così dove metto gli aggiornamenti. Ci sono ovviamente lì non c'è pubblicità, non ci sono commenti, non è un canale, quindi è solo proprio monodirezionale da me che pubblico quando c'è la live, per far sapere che c'è la live. Quindi di solito scrivo anche sui social, magari non compare il post, non compare quello può accadere, se uno vuole saperlo per certo, lì diciamo il punto di riferimento. Uno andava eletto, quindi ci farà il riassuntino. Riassuntino di cosa? della conferenza, oppure delle cose che abbiamo già visto? Beh, in ogni caso va bene, cioè non è un problema riassumere tutto quello che volete, quindi anzi così me lo riassumo pure io e
me lo tengo in testa, così mi fa. Detto questo, dunque, vediamo se c'è qualche canale cui poter fare magari un raid, se magari si parla di programmazione, perché siamo sempre un po' più. Ma questo sono io, non c'entro niente. Direi. Qui abbiamo French Dawn che sta facendo retro DOS, quindi non mi sembra che programmi al momento. C'è una serata Phasmophobia che prima o poi dovrai. Ah, del Delphi Day. Beh, anche quello poi pubblicheranno i filmati, quindi anche in differita si potrà tranquillamente, direi, andare a vedere senza problemi. Oh, altrimenti c'è Progetto Crema, che sta giocando a Goblins 2, quindi potrebbe un po' di giochi, mitico gioco per Amiga, che quindi se volete rimanete collegati così. So che non li utilizzate perché dovrebbe darvi dei punti canale anche se voi non li utilizzate, però come dire, io ci provo. Lo consiglio sempre lo stesso, anche perché Raid è una bella forma. Sempre conoscere io tutti i canali migliori che seguo, li ho sempre visti con i Raid su altri canali. Quindi niente, ringrazio come sempre quelli che sono stati presenti, che ci sono sempre come al solito, e che danno una mano, fanno domande, così diventa tutto più interessante. Gli assidui, non assidui, anche i nuovi, direi. Grazie sia per il follow, per le sub, per tutto quanto. E ci vediamo se tutto è ok la settimana prossima, direi sempre di giovedì. Prima sarà molto difficile perché devo preparare la roba per la conferenza, sono in ritardissimo, come dicevo, e quindi però giovedì direi che dovrò esserci, o comunque farò in modo di farmi trovare in ogni caso. Rimanete collegati così faccio partire il raid. Intanto vi ringrazio ancora e vi lascio, cioè la slide di uscita nuova, così che ringrazio a tutti. Grazie e alla prossima.